Domanda del giorno: Antonio Conte sta sbagliando? Non sta sbagliando? Ha fatto bene? Ha fatto male? Secondo me ha fatto male, ma ha fatto tantissimo male a fare quella sfuriata, quello sfogo intervista. Completamente sbagliato in tutti i sensi e per tutti i destinatari, perché il destinatario poteva essere la squadra ed è sbagliato, il destinatario può essere la società ed è sbagliato, il destinatario possono essere i tifosi ed è sbagliato, il destinatario può essere se stesso ed è sbagliato da qualsiasi parte la vedi questa situazione. Ho tentato davvero di mettermi nei panni di Antonio Conte e di giustificare Antonio Conte, ma in questo caso è difficile giustificare. Vi spiego. Se Antonio Conte voleva lanciare un messaggio alla squadra, il messaggio è sbagliato, perché a questi giocatori sta dando degli alibi. Sta dicendo: potete perdere perché tanto io vi giustifico, perché la rosa è corta, perché siete stanchi, perché la dirigenza non paga abbastanza, non compra altri giocatori. Questo è uno. Secondo punto, lui vuole lanciare un messaggio a Zhang, alla famiglia Zhang, e qua è scorretto, perché la famiglia Zhang ti sta pagando 20 milioni tutto insieme, 10 milioni per te, ma tutto lo staff è un 20 milioni all'anno, ti sta dando giocatori come Lukaku, è una famiglia cinese che si sta comportando bene con noi tifosi, con la squadra, perché sta facendo crescere la squadra piano piano, step by step, passo dopo passo. Noi lo abbiamo visto, perché Conte, Antonio, mentre tu eri a Londra e mentre tu eri a fare l'anno sabbatico, noi eravamo lì a tifare per l'Inter, abbiamo visto l'Inter di 2-3 anni fa. Io non voglio ritornare all'Inter di Mazzarri, eppure quella era la società che gli avevano dato in mano a questi ragazzi, a questi signori. Quindi c'è il figlio Zhang che sta spingendo, stanno lavorando bene, stanno lavorando tantissimo su una progettualità, la progettualità che è anche quella dei social, di costruire un Inter che sia una società di intrattenimento, tutto un insieme di cose, stanno lavorando e stanno raggiungendo gli obiettivi. Questo è il secondo, andiamo al terzo. Terzo elemento sono i tifosi. Noi siamo contenti così, noi capiamo benissimo qual è la situazione, sappiamo benissimo che non abbiamo Neymar, Mbappé o Hazard in rosa, lo sappiamo. Sappiamo, nessuno si sta lamentando, San Siro è sempre pieno, applaude sempre i ragazzi, ci dispiace vedere la sconfitta di Dortmund con il Borussia, ci fa malissimo, però sinceramente a partita finita avevo detto: porca miseria, qualcosa non ha funzionato, ma di sicuro non avevo puntato il dito contro la società, perché comunque Antonio Conte ricordati che ci sono i paletti del fair play finanziario. Io non voglio finire un'altra volta nelle more del fair play finanziario, assolutamente, perché vedo squadre anche famose, blasonate, che per adesso sono in brutte acque. Quindi io da tifoso dico: ok, almeno quello me lo sono tolto, cioè la famiglia Zhang, il Suning, mi ha dato qualcosa di più solido, qualcosa che effettivamente può crescere. Io l'ho sempre detto, ho dato questo come dire, questo paragone, ho sempre fatto questo paragone, che per adesso le squadre grandi come Liverpool, Manchester City, la Juventus, ahimè, Barcellona e Real Madrid sono uomini fatti, sono uomini belli fatti, pugili belli fatti, belli da 27-28 anni al massimo al pieno della loro. Noi siamo ancora un adolescente che sta crescendo, che ha 17, 18, 19 anni, sta crescendo e sta arrivando là. Quindi andare lì a fare questa scenata davanti alle televisioni, a raccontare i fatti nostri davanti alle televisioni senza che effettivamente ci sia motivo, perché non c'era quella tensione, di creare quella tensione mi è sembrato un di più. Detto questo, però, io Antonio Conte a me piace. Quindi cos'è la parte che mi piace di Antonio Conte? Sicuramente cosa mi piace di Antonio Conte? Che ha dato un'anima alla squadra, ha dato anche un gioco alla squadra, lo vedo lì, è un vincente, a noi serviva uno vincente, è un nome che ci proietta nel gota del calcio europeo, perché così è, né più e né meno, non siamo al primo o secondo posto, ma siamo in quel tavolo ristretto. E quindi Conte mi piace per questo. Conte è un gran lavoratore, Conte è una persona seria che se ha deciso di lavorare per l'Inter farà di tutto per fare vincere l'Inter. Conte ci ha dato non solo speranza ma anche piacere di seguire la partita. C'è tanto, è giovane, ha un ottimo staff, c'è tanto, a noi piace Conte, a me piace, a noi, perché io posso dire di parlare a nome del popolo interista, della grande maggioranza del popolo interista, a noi Conte piace,
Ma Conte non è perfetto, così come nessuno è perfetto. Non è perfetto neanche la famiglia Zhang, non è perfetto Marotta, non è perfetto Ausilio, non sono perfetti nessuno. E quindi se qualcuno sbaglia, se tu pensi che qualcuno abbia sbagliato, non c'è nulla di male a farlo presente dicendo però, per me, nella totalità è un'ottima persona, ottimo acquisto, però, il però esiste sempre. Qual è il però, il vero però in questo momento? Il vero però in questo momento è che ci hai un po' destabilizzati, siamo sorpresi da queste esternazioni. La prima va bene, abbiamo pensato che ci fosse un poliziotto buono, Marotta, un poliziotto cattivo, Conte, che fanno il gioco mettendo Zhang in mezzo. Però adesso tu hai sparato a tutti, hai sparato completamente a tutti, e questo vuol dire sparare anche a Marotta, questo vuol dire sparare anche a Ausilio, questo vuol dire sparare a Antonelli, ma soprattutto hai sparato sulla famiglia Zhang, e questo non è bello, perché non se lo meritano. Non è che la famiglia Zhang può venire, ti prende 400 milioni e te li mette sul banco, anche se volesse farlo, non può farlo, perché c'è questo fair play finanziario. Non solo Antonio Conte, tu hai visto cosa è successo durante il mercato di quest'anno, il mercato in uscita non esiste più. Il Milan ha avuto problemi a vendere, la Juventus ha avuto problemissimi a vendere Dybala, Higuain, Emre Can, l'Inter ha avuto problemi e l'ha dato in prestito, e adesso cosa ha fatto? Ha messo i giocatori in vetrina e dovrebbero rientrare un po' di soldi, perché si parla di João Mario 20 milioni, di Gabigol 20 milioni, 70 per Icardi, 25 o 15, quelli che siano per Perisic, quello che sia, per fare quel gruzzoletto ne metto un po' di più e ti fa la squadra, ma aspetta un po'. Non è che se perdi devi dare addosso per forza alla famiglia Zhang. Cioè, io non mi sarei mai immaginato di essere qui a difendere una famiglia cinese, nel senso una famiglia di proprietari, una famiglia di ricchi cinesi, perché io ero abituato a Moratti. Ma il tempo cambia, il gioco cambia, il calcio cambia, e quindi certe cose, Antonio Conte, le devi cambiare anche tu. Perché tu sei venuto qua a Londra, hai preso una barcata di soldi, hai preso una barcata di soldi, hai avuto pure una causa, quindi già sai che il gioco, qual è il gioco. Non è che sei uno di primo pelo che è arrivato là, ha fatto le sue esperienze, adesso arriva all'Inter, non posso non pensare che tu non stai ragionando di fare quello. E da interista ti dico che non è bello, a noi non sta piacendo. Detto questo, di nuovo e di nuovo e di nuovo, io ti riconfermo, riconfermo, riconfermo nel piacere di vederti nella panchina dell'Inter. Però che partita sarà adesso Inter-Verona? Cioè, se vuoi creare il tutto contro tutto, anche quando dici Barella Sensi non sono a quei livelli, lo sanno anche loro, ma non glielo dire. Cioè, non glielo dire, ma no, o meglio, se glielo vuoi dire, diglielo in faccia. Che senso ha, Antonio? Ma che senso ha? Che senso ha che va a dire Barella e Sensi non hanno mai vinto nulla? E certo, vengono da due squadrette, le hai prese da due squadrette, stanno dando il meglio che possono, sono in nazionale. Cioè, invece di dare una pacca sulla spesa, sì, però si impegnano, guarda, non posso dire niente. No, no, stai dicendo. Tu il messaggio che hai mandato è stato sbagliato per tutti. Quindi, una cosa che se eventualmente qualcuno tramite questo video può mandare questo messaggio o va nell'etere, rimbalza in quali, chissà quali canali, il mio messaggio è, se vuoi, vai a parlare con tutti questi personaggi di cui ho citato, la famiglia Zhang, Marotta, i giocatori. Faccia a faccia senza telecamera. Faccia a faccia, dice: signori, è stato uno sfogo. Non mi piace perdere dopo che vinco 2-0. Però eccoci qua. Ho la massima stima in te, diventerai il miglior giocatore del mondo. Barella, Sensi, bravissimi, eccetera, eccetera. Sarete dei top player. Dopo vai da Marotta. Vabbè, con quello, tanto ci senti ogni giorno. Dici: Marotta, mi sa che l'ho un po' stangata, l'ho un po'. Sono arrivato lunghissimo questa volta. Il punto è quando deve arrivare da Zhang. Perché? Perché attenzione, tu a Zhang lo vedi come un ragazzino, ma quello è il rampollo di un impero miliardario. Cioè, questi qua si sono comprati tutti i Carrefour cinesi. Così. Così. Cioè, capisci, Antonio Conte, a chi stai andando un po' a criticare? Cioè, il padre ti ha messo il figlio lì. Cioè, più di questo cosa vuoi? E ti hanno detto chiaro e tondo, andremo piano piano, cresceremo piano piano. Così hanno fatto e ci hanno stupito. Perché gli 70-80 milioni per Lukaku noi non ce l'aspettavamo fino a 2 anni fa. Io mi ricordo un mercato di gennaio in cui si diceva Ramires che doveva venire dal Guangzhou, non è venuto. Rafinha, confermiamo Rafinha, non è venuto. Mi sembrava alcune squadre che puoi vedere anche adesso, solo che dietro effettivamente c'è del progetto che è arrivato con te.
È arrivato Conte, Conte. Comunque è arrivato con Antonio Conte. È arrivato il progetto, abbiamo capito che effettivamente la famiglia voleva investire e siamo tutti amici e contenti. Siamo proprio, è come se siamo a una festa. Siamo a una festa, siamo a una tavolata di amici e qualcuno grida e tu dici: oh, che succede? Siamo tutti amici. Quindi rimaniamo tutti amici, rimaniamo compatti, andiamo a vincere qualcosa, se è possibile. E credo che per quello che è la tua storia, il tuo modo di giocare, è più facile che sia il campionato che non le coppe europee. Va benissimo, ci va benissimo. Adesso ritorniamo e spegniamo la situazione. Pure se vinci il campionato, Antonio, non è che a noi dispiace, eh? Non è che a noi dispiace, se anche usciamo da questo girone e non andiamo neanche in Europa League, la figuraccia, eccetera, eccetera, però mettiamo tutte le forze che abbiamo sul campionato e andiamo a vincere quel campionato, non è che a noi dispiace. Ragazzi, devo finirla qua. Ciao, ciao a tutti.